Ciao a tutti ragazzi, qua è Gerofronte Scutognazzi che vi parla. Sono tornato. Come vedete, questa è la classifica della stagione passata, 2011-2012, vittoriosa, che mi vede vittorioso a 3 punti dall'Inter, poi Napoli e Juve. Campionato molto combattuto che si è risolto nel finale e l'anno scorso ho ottenuto il triplete perché ho vinto anche la Champions contro l'Arsenal. E la Coppa Italia, non mi ricordo contro chi e non ho voglia di guardarci. Dopo il triplette, per me viene la ricostruzione. Ok, con una partita in meno sono secondo ad un punto quest'anno e adesso, come vedete, ho il Manchester City. Ma vorrei parlare un po' del mercato che ho fatto e delle mie mosse, perché, come vi ho detto, sto cercando di ricostruire un ciclo vincente e mi annoierei a tenere i giocatori più forti, chiamiamoli così. Come sono bello. Adesso farete caso che ho venduto dei pezzi super mega pregiati perché non c'è più Ibrahimovic, non c'è più Robinho. Chi è che poi ho dato via? Non lo so, ho dato via praticamente quasi tutti. È rimasto Ambrosini capitano, ma della vecchia guardia è veramente nesta, sì, comunque ancora troppo forte. Per il resto ho dato via tutti. Non sono riuscito a vendere altri giocatori come vedete qua. Qualcuno è in prestito, qualcuno non sono riuscito a piazzarlo. Ma la mia prima squadra è una squadra per il futuro, sono tutti giovanissimi e c'è uno di questi tra l'altro che mi ha fatto spendere 50 milioni di euro e sto parlando. Sono indisponibili, purtroppo per la Champions li ho messi indisponibili, mi sono sbagliato e ho fatto una grande cavolata, quest'anno la Champions non la vinceremo mai. Comunque sto parlando di Marc Pelletier. Difensore, trequartista. Terzino, fluidificante sinistro. Praticamente io cosa ho fatto? Ho ricaricato alcune volte la partita perché mi chiedevano 65 milioni di euro da un prezzo di partenza di 2 milioni, finché mi sono accorto, ho trovato, praticamente se offrivo 50 milioni subito me lo davano. E lui a 15 anni è già una bestia. Veramente una bestia. Se voi guardate le sue statistiche un attimino e vedete la sua età di 15 anni, vi rendete conto che lui già fra 5 anni sarà forse il più forte terzino sinistro, non lo so, ma è incredibile, è veramente incredibile. L'ho voluto comprare, non me ne ha fregato nulla, mi ho venduto tutti e a lui me l'ho preso e me l'ho tenuto e direi di aver fatto benissimo. Ovviamente, vi ripeto, avendo una squadra molto giovane, sarà dura vincere la Champions, forse il campionato riesco, ma la Champions non credo proprio. Dunque, vediamo un po'. Mexes non sono riuscito a venderlo, volevo. Abbiamo Nesta, abbiamo Thiago Silva. Chiudiamo la difesa con un altro acquisto che è una garanzia. Figuredo, che gli ho cambiato il ruolo. Adesso vi faccio vedere come si fa. L'ho messo destro. Qua, sta provando il ruolo destro. A 19 anni l'ho preso a parametro zero ed è devastante. Anche lui, 19 anni, è fortissimo. Guardate che difensore. 14 già di marcatura, ma soprattutto ha tutte qualità altissime. L'ho trovato a parametro zero, non so nemmeno io come. E praticamente, se voi andate su allenamento, gli impostate nuovo ruolo qui, potete mettergli un ruolo qualsiasi. E infatti io ce l'ho messo perché avendo Pelletier a sinistra, ho lui a destra, così ho sistemato praticamente gli esterni e adesso sto cercando delle riserve. Che tra l'altro ho sempre giovani, ovviamente, perché ecco chi ho dato via, che mi ero dimenticato. Ho dato via sia Antonini che Abate. Tutti li ho dati via, veramente, ragazzi. Non mi ha importato nulla. Almeno così abbiamo un po' più di divertimento. Vediamo questi giovani come diventano. Ho Sacchi come difensore destro, che sui rapporti lo mettono a 4 stelle. Diventerà fortissimo, a quanto pare. E già marcatura 13, contrasti 13. Per un difensore sapete che è una cosa molto importante, poi ovviamente tra le qualità mentali a lui serve una buona aggressività, determinazione e anche una buona dose di coraggio e gioco di squadra, direi. Le altre possiamo anche farne a meno. E ho anche questo Rubio, Carlos García Rubio. Anche lui 16 anni, comprato a 1,4 milioni. Qualità fisiche eccellenti per la sua età e allo stesso modo anche lui ha un'ottima marcatura e un ottimo contrasto. Quindi questi sono sicuramente per il futuro, io li faccio giocare ogni volta che posso. Thiago Silva ovviamente non si discute.
28 anni, vabbè, me l'hanno voluto tutti, io l'ho sempre rifiutato, lui me l'ho voluto tenere perché gli voglio bene, povero Tiago, rimani con me. E Nesta, dov'è Nestino? Dove sei? Adesso lo... Perché mi sfugge? Ah, perché è qui, ok. Guardavo nelle riserve. Che a 36 anni, nonostante abbia un'accelerazione di 8 e una velocità di 10, è ancora un mostro, un fenomeno, quindi stai con me. Stai con me forever. Va bene, dopo questo momento di incredibile tristezza, passiamo avanti. Girofrutti e Scudo Ignazio vi mostra Verratti. Il suo miglioramento a 19 anni lo è destinato a essere leader di questa squadra. Io lo voglio per me sempre. Poi vediamo un po' la mela che ho preso, perché mi è stato offerto un prezzo ridicolo di 9 milioni rispetto a quello che in realtà vale. Che sto tenendo? Sto cercando praticamente di avere due giocatori per ruolo, dai 1000 che aveva il Milan il primo anno, e piano piano ce la farò. Poi El Shaarawy non è malaccio, rispetto agli altri è probabilmente un po' sotto, ma comunque è sempre forte. Io poi nella realtà lo adoro, sono un gran tifoso di El Shaarawy, quindi per ora me lo tengo. E ho questo Rodriguez comprato a 25 milioni di euro, e la spesa direi che li vale tutti, perché a 21 anni anche lui è fortissimo, è proprio tra i più forti del ruolo. A soli 21 anni, guardate. Ma che mostro, non so dove giocava, non me lo ricordo più. Ambro, come sta? Anche lui ancora vale, ma non lo utilizzo praticamente mai. Così come il nostro Kevin Prince Boateng, che è in nazionale. Lui va bene, è una sicurezza, io lo piazzo quando posso qui. Poi su abbiamo Pato, che va bene, non c'è bisogno che ve lo mostri, perché il suo valore è indiscutibile sul gioco. Ho Niang, che sta migliorando molto, ha ancora 17 anni. E nonostante questo è molto forte, anche sotto porta è molto forte. E vediamo le promesse che mancano. Ok, il portiere che già avevo, Branescu, lo faccio praticamente quasi sempre giocare. In più ho Campbell, che avevo anche l'anno scorso, anche lui lo faccio giocare molto spesso, mi dà qualità fisiche eccellenti, mi ha segnato tra l'altro un gol al volo in una delle partite, fantastico. Gli altri sono Manuel, 16 anni, guardate già dribbling, finalizzazione, determinazione, che caratteristiche altissime per la sua età. Nei rapporti cosa mi dicono? Che non arriva a 4 stelle, ma secondo me invece ci arriva. Mi sembra molto promettente. Werner invece, che anche lui 15 anni, pagato 17 milioni di euro, ma 15 anni così, i rapporti qua dicono che arriverà a più di 4 stelle, quindi veramente io lo faccio giocare ogni volta che posso per farlo crescere. Bello, bello, bravo Werner. E poi ho questo Ben Ayes. Sì, manca lui. Fantastico, terzino, sì, terzino, trequartista destro. Oggi non mi sconfondo il terzino con il trequartista. Lo faccio giocare anche lui perché, secondo i miei osservatori, si diventerà fortissimo. Mentre, come vedete, altre squadre stanno floppando un po'. Guardate l'Inter, dov'è? Ah, un po' risalita, era un po' messa peggio. La Juve chi ha in attacco? Del Piero Iaquinta Floccari. Magari se mettessi come ruolo. Ok, Quagliarella, Pasquato. È forte questo Pasquato. Va bene, affrontiamo il City. Il Milan batte il calcio d'inizio, sarà molto tosta, ragazzi, perché il City è veramente uno squadrone. Attenzione che però già sto attaccando. Come vedete, non è una formazione che mi piace quella che uso, il 4-1-3-2, perché è incredibilmente sbilanciata. Potete usarla soltanto se avete una difesa estremamente forte, perché altrimenti è difficile avere possesso palla. Però quando arrivate in attacco con quei giocatori, ovviamente è tutto dalla vostra parte. È molto sbilanciata come formazione. Infatti io ho messo molto fluida, anche alcune volte da fluida molto fluida come strategia, perché altrimenti se i giocatori rimangono fermi non vengono in difesa ed è un problema.
ve la potete permettere solo con giocatori fortissimi. Io li ho potenzialmente forti, ancora non lo sono più di tante, quindi sicuramente subirò. Tra l'altro adesso sto giocando con una tattica standard, me la voglio rischiare, non mi interessa. Le altre squadre che ho nel girone non me le ricordo. Questa è la doppia sfida col City, questa è la prima. Ho pareggiato la prima con chi era? Non mi ricordo. Vediamo se ci sono gli altri risultati. Motivazione City, suggerimenti. Ecco, il CSKA Mosca con cui ho pareggiato e il Malaga con cui ho vinto. Mamma mia, Figuredo, grandissimo. Purtroppo non ho Pelletier indisponibile perché l'ho comprato tardi. Mamma mia. E ho un Sacchi in difesa che è giovanissimo. E ha contro gente troppo forte. Ma che cross era quello? Mamma mia. Sarà durissima, veramente dura. Thiago Silva è anche infortunato, non so se l'avete notato. E quindi non sto giocando al massimo. Sarà veramente un'ardua impresa questa partita. Ma io ve la mostro uguale, a prescindere dal risultato finale. Vediamo un po'. Finora stiamo reggendo piuttosto bene, eravamo anche partiti in attacco. La Mela commette fallo. No, non ti farà ammonire. La Mela è un po' irruento e mi si fa ammonire abbastanza spesso in questo campionato. Però è estremamente forte. Silva batte. Ok, Figuredo. Mamma mia, adesso la Mela quando entra mi fa prendere un colpo. Agüero sbagliata dentro l'area. Molto molto bene per noi, dai ragazzi. Ovviamente adesso faccio giocare Abbiati, non Branescu, perché se no prende 50.000 gol. Non sta giocando. Ah, Hulk l'hanno venduto, se non sbaglio, al Barcellona. Non vorrei sbagliarmi, che l'altra volta lo avevano. Prendi Abbiati, ok. E non hanno... Oggi mi dimentico i nomi. Il loro bel centravanti, ma forse è in panchina. Rodriguez passa a Niang. Pato perde palla. E niente, un Pato un po' sottotono. Potrei spostarlo, perché l'ho messo anche lui come ruolo da imparare, come trequartista destro, e mettere magari Campbell, che è molto veloce, mettere una tattica più in contropiede e chissà, magari pungerli in velocità. La Mela perde palla. Agüero, Danny sulla fascia. Fellaini, ribattuto proprio a cavolo. Buon per noi. La Mela, inventati qualcosa, la Mela. Si difendono anche bene loro. El Sharawi entra in area. Mamma mia, rischiava l'Eurogol. Hart mette fuori. Giudici di porta. Verratti batte l'angolo. Per Nesta. Se c'era Thiago Silva un paio di gol me li ha fatti su calcio d'angolo. Anche Nesta, anche uno solo, però mi pare. Però il colpo di testa ce l'ha sicuramente. Non gli manca, una delle sue grandi abilità. Dai ragazzi, conquistiamo palla. Loro sulla fascia destra stanno veramente spingendo molto. E per me è una fortuna, perché la sinistra, cioè sulla destra ce l'ho un po' più debole. Parata facile di Abbiati. Tre tocchi arrivano davanti all'area, però. Pato, la Mela. Mamma mia. Quelle sono da sfruttare, Vi farete le ossa, miei bei giovincelli. Che contropiede Agüero. Ma Abbiati, miracolo, mette in calcio d'angolo. Stanno avendo loro un po' più di vantaggio, ma per ora stiamo resistendo bene. Non vorrei portarmi sfortuna. Sna batte il calcio d'angolo. La mela mette fuori. Mexes ribatte. Niang, prendila e non commettere fallo. Ok, va bene. Spezzare un po' l'azione in questi casi non fa male. Batte Silva. Traversa. Che casino. Ancora un calcio d'angolo di Abbiati, presa sicura. Ci voleva. Figuredo, dai ragazzi. Grandissimo. Pato, involati verso l'area. Segni. Mamma mia. Se segnava. Attenzione, però, da una parte all'altra in velocità. Oh, mamma mia, ragazzi, che partita ricca di occasioni. Sto sudando freddo, nonostante siano tipo 500 gradi di fuori. El Sharawi si invola sulla fascia destra. Mette al centro la Mela, tiro al volo. Mamma mia ragazzi, potremmo fare doppio aerogol.
Sacchi, Verratti, El Shaarawy. Peccato che Boateng sia pure in nazionale. Nesta, ok, Verratti. Verratti è il nostro regista. Rodriguez per Niang. Rodriguez, bomba clamorosa da fuori, rimessa dal fondo per il City. Primo tempo, ragazzi, mai capitato un primo tempo così tirato, ricco di occasioni. De Jong, fuori di poco. Veramente una gran partita questa, per entrambi. Ovvio che se avessi avuto Robinho e Ibra sarebbe stata un'altra storia, ma a me piace agire così. Bomba dai 35 metri, ma primo tempo emozionante, fuori. Abbiati 7.6 in pagella. Vediamo un po' chi sta un po' deludendo. Magari spostiamo così. Quanto ha di marcatura Rodriguez? 9. Anche Verratti ha 9, se non sbaglio. No, 6. Ok, facciamo così. Niang non sta giocando benissimo. E io allora lo sostituisco. Ma sì. Vediamo un po'. Avanti così, ragazzi. Mettiamo però contropiede. Ho rischiato un po' troppo. Anche loro hanno rischiato, ma di contropiede. Quindi è meglio ottimizzare questa tattica. Entra Balotelli per il City, che in Italia adesso sta facendo grandi cose nel gioco, oltre che nella nazionale. Tra l'altro sono Verratti. Troppo dietro la mira. A giro di tanto fuori. Vorrei chiedere a voi le vostre impressioni e le vostre considerazioni su Balotelli. Così, senza dirvi la mia. Vorrei sapere, poi ve la farò sapere nel prossimo video. Cosa pensate di lui, se vi piace, se non vi piace, se è troppo bad boy e la cosa non vi va tanto a genio, se è sbruffone, se è genio e follia. Ditemi voi, Danny, abbiate il miracolo. 10 in pagella per lui. E siamo solo al 46esimo. Che partita! Occasioni che fioccano da una parte e dall'altra. Millesimo calcio d'angolo per loro. Company ribatte, attenzione Danny, e c'è il gol. Maledizione. Lescott? No, sembra Danny. Vabbè, non lo voglio rivedere. Brutta storia, dobbiamo rimediare, ma come faccio? Siamo stati anche loro di meno, noi siamo stati sempre sul filo del rasoio. Forse avrei dovuto giocare con due a centrocampo e una sola punta. Mi stanno punendo, ragazzi, ho appena messo contropiede, porca miseria. Non ci voleva proprio. Controllo, non la metto, non faccio, non, nella mia però non è una squadra che fa girare molto palla. Questa sarà una brutta sconfitta. Sarà tanto se passo il girone, e se le altre pareggiano per me è un gran vantaggio. Speriamo, vediamo un po'. Eh no, il Malaga incredibilmente sta vincendo col CSKA a Mosca. Mi raggiunge così a 4 punti. Ok, Mexes, Figueredo. Retropassaggio a Biati, ancora Figueredo. Figueredo, come cavolo si pronuncerà? Silva, mi manca un attacco. Ti pareva Nesta? No, Nesta, dimmi che non ti sei fatto troppo male. Già che non ho Thiago Silva, però se mi si fa male anche lui. Ok, sembra essere un infortunio non grave. Entri tu, Rubio. Facciamo così. Manuel, ti do una grande possibilità. Ah, tra l'altro ho vinto anche la Supercoppa contro l'Inter, giusto per... mi sono rifatto della sconfitta subita l'anno scorso. Doppia sostituzione. Fuori il Shaarawy, Pato spostato sulla tre quarti. La mela perde palla. Manuel appena entrato. Vai Manuel, grande. Verratti, la mela. In mezzo Campbell. Cosa ha sbagliato? Queste sono le azioni fulmine che mi piace. Vedrete che fra un paio d'anni, quando saranno tutti esponenzialmente più forti, le metteremo dentro ogni 2 secondi. Fellaini esce. Si difende un po' adesso il City. Beh, dopo il 2-0 ci sta anche.
se avessimo segnato, se Pato non avesse preso quel palo, la partita sarebbe stata molto diversa. Ma questo è il calcio. Oh, da quando è entrato Manuel, ragazzi, fuoco e fiamme sulla fascia sinistra. È che ha 16 anni, quindi capite bene che magari il titolare non lo faccio partire. 2 minuti di recupero. Ce ne torniamo a casa con una sconfitta bruciante, ma propositiva per il futuro perché non sono deluso della mia squadra. Alla prossima.